Ciao esploratori di meraviglie, mi trovo a Soriano al Cimino o Soriano nel Cimino per andare a vedere una cosa meravigliosa che è il Festival Medievale. Ovviamente andiamo a dare un'occhiata a questo piccolo festival dove ci sarà del tiro con l'arco, degli schermagliatori, un po' di vecchi mestieri e poi andiamo a mangiare come sempre perché non c'è una bella giornata senza un buon pranzo. Tirare con l'arco è una gran bella esperienza, soprattutto se fatto in un ambiente come questo che ricorda un po' le origini, il Medioevo. È una figata pazzesca. Questo aveva l'inconveniente che bisognava obbligatoriamente entrare con la punta dello scalpello solo quando il petto girava verso se stesso, perché sennò quando torna indietro farebbe saltare. Quindi era, l'accortezza era proprio questa, di entrare solo quando poi bisogna prenderci il ritmo, perché certo. Questo serviva per creare questo. Vogliono due giorni per fare un bicchiere. Ruote dentate, niente di più, niente di meno. No, ha fatto bene. Doppia torsione della corda e inizia a tenderla, ma la torsione vera ce l'aveva sul fondo perché si faceva scorrere il cuneo. Che con anche qui alcune noci, piuttosto che la cannella, perché venivano utilizzate sia per quanto riguarda l'alimentazione, però noi, ma anche a livello curativo e per le tinture. Cioè, la lana, sono tre scaldare l'acqua del pentolone, usare il sale, solo le cose naturali, okay, certo. E farla bollire, tirarla fuori, farla asciugare, rilavarla e piano piano pettinarla. Mamma mia, una bella figata. Processi lunghi, quanto dura più o meno un processo di tintura? Ore. Qualche giorno. Diciamo che se uno lo facesse come mestiere all'epoca, un paio di giorni per fare una... Sì, esattamente. Dopo la bella esperienza al villaggio medievale, che è stato molto carino, adesso mangiamo, giustamente. Ci è arrivato già il vino, già l'abbiamo praticamente quasi finito. Questo è un Cabernet Sauvignon e Merlot. E qui abbiamo un po' tanti passini. Adesso mangiamo e poi facciamo sapere com'è. Cominciamo subito con un crostino della casa. Un mix di vani ragù e fegatini di pollo. Buono, bello saporito, si sente giustamente la frattaglia. E anche il pane è morbido, buono. Anche il pane è morbido, ma leggermente croccante, quindi è stato croccantizzato, fatto bene. Allora, qui come puoi vedere abbiamo già spazzolato tutto. Diciamo che è piaciuto, a me quel formaggio lì, questo formaggio qui è piaciuto tantissimo. Questo è tipo un pane con dentro guanciale, formaggio, roba del genere, penso che lo facciano loro. Non ci hanno spiegato effettivamente quello che ci hanno portato. I salumi comunque erano buoni, c'era la salsetta, c'era una volta la salsetta di cipolle,
Eccola qua. Eccolo, c'era una volta. Il c'era una volta e adesso non c'è più. Qua giù ci sono i peperoni che io non ho ancora assaggiato, meno male che sono rimasti. E fino adesso diciamo che è stato una bella esperienza, una buona esperienza. Dai. Prima portata, ok? Qui abbiamo degli gnocchetti col castrato, sia io che Alessandro, gnocchetti col castrato. Invece Giulia e Stefania hanno preso... Erano degli gnocchi con carciofi e guanciale. E tu le pappardelle, che noi li stiamo nominando e loro magicamente appariscono, visto che... Guarda qua che spettacolo! Pappardella? Pappardella cinghiale, che guarda che pappardella, ragazzi! È stato buono il gnocchetto. Andiamo con l'assaggio. Si vede dal taglio che il gnocchetto è veramente... Andiamo con l'assaggio dello gnocchetto con i carciofi e il guanciale. Veramente l'ho già assaggiato ed è molto buono. Il carciofo si sente benissimo e anche il guanciale, però il guanciale non è proprio croccante, è stufato. Comunque veramente buono. Forse questo è meglio dello gnocchetto con la pecora. Ci hanno messo un pochetto, però sono arrivati i secondi. Guarda là, quello dovrebbe essere lo scrigno di vitello, il cuscinetto di vitello, e questa è la pecora al coccio o coccio di pecora. Assaggiamo questa bella pecorella al coccio. Sopra c'è una crepe a chiudere il coccio e dentro c'è questa pecorella che dovrebbe aver cotto per abbastanza tempo da diventare morbida. Abbastanza saporita, ovvero le spezie si sentono, ma mi manca quel gusto ovino tipico de pecora, come dicono dalla regia, che dovrebbe caratterizzare il piatto. Però tutto sommato è un buon piatto, buono ma non buonissimo. Andiamo con lo scrigno, che non è uno scrigno ma bensì cuscinetto. Un cuscinetto dalla regia, sempre pronta a sostenermi, con questo cuscinetto ripieno di carciofi, prosciutto e formaggio. Che devo dire, già assaggiato, buono, e abbiamo notato che qui i carciofi sono veramente buoni. Siamo fuori periodo perché ormai è giugno, quindi il carciofo dovrebbe essere fuori periodo, però qui continuano ad essere veramente buoni carciofi. I dolcetti, qui siamo con la meraviglia al limone, anzi che forse non è meraviglia ma è delizia, comunque è meravigliosa lo stesso. Qui abbiamo il melone, la tortina gelato al melone, e qui abbiamo un tiramisù sempre fatto a torta. Stiamo aspettando ancora la mille foglie, adesso ci hanno portato questi, mo assaggiamo, li vedo, guarda qua, guarda qua. I love you, baby. Baby l'ho messo io, ma comunque I love you. E qui è arrivata subito dopo la mille foglie, bella cremosetta. Guarda là la crema che c'è, bellina, croccante. Mo mangiamo e poi te famo sapere. Siamo usciti dal ristorante. Abbiamo mangiato i dolcetti che erano buoni, però non buonissimi. Diciamo, potevano essere migliori. Erano congelati, erano buoni, ma niente di che. Abbiamo pagato 90 euro a testa, poi ovviamente ti lascerò lo scontrino sempre più o meno in questa zona, e ovviamente 90 euro a coppie come mi suggeriscono dalla regia, ma lo vedrai dallo scontrino che è 185 euro e ci ha fatto ben 5 euro di sconto. Io ve ne dico, ve do una penitenza, e se non basta per la salvezza dell'anima vostra pure quattro bastonate, perché io in paradiso invece mangio, voi in paradiso ci dovete andare.